Il PD aquilano fa quadrato attorno al sindaco Massimo Cialente. Dopo settimane convulse, scandite dalle proteste dei precari, inchieste giudiziarie che hanno coinvolto dirigenti di primo piano del comune e comunicati in cui una parte del partito esprimeva sostegno al primo cittadino, facendo intendere che una parte rimasse contro, i Democrat si ricompattano. Il Partito Democratico, nonostante le divisioni, gli alterchi, le incomprensioni che ci sono state nei giorni passati, comunque uniti. E vogliamo esprimere, io l'ho fatto nei giorni passati, la solidarietà principale ai miei colleghi, che quelli che sono le vittime, diciamo, di questi momenti, i miei colleghi di lavoro che sono i precari del comune dell'Aquila. Dovendo governare situazioni complesse, soprattutto come quelle dell'Aquila, credo, insomma, cercando di farlo in un modo serio, cioè affrontando i problemi e cercando le soluzioni, spesso ci capita anche di discutere tra di noi e di avere opinioni diverse. In questo caso non sono state opinioni diverse sulla necessità assoluta, tuttora aperta, che la piena funzionalità della ricostruzione e quindi la piena operatività del comune sulla ricostruzione fosse garantita. E per fare questo c'è bisogno di tutta la forza lavoro che c'era prima e io dico possibilmente di quelli che c'erano prima perché hanno dimostrato di saper fare le cose. E il problema sul quale abbiamo provato a discutere insieme era qual era la strada per arrivare a questo risultato. Nessuna spaccatura, insomma, solo un errore di comunicazione. Questa è la versione ufficiale, anzi, secondo il primo cittadino, a immaginare una divisione che non esiste, qualcuno c'è, i media. Sindaco, oggi il partito è qui per manifestare l'unità e il sostegno nei suoi confronti, ma qualcuno questa unità e questo sostegno l'ha mai messo in discussione? Sì, la stampa. Purtroppo noi siamo esposti, come tutta ormai la società italiana, ma non solo, alle interpretazioni dei giornali, alle interpretazioni della stampa, a stranissime trasversalità della stampa che rimbalza da spazio a siti ormai morti. Cioè, questo è normale. Poi bisogna aumentarsi un po' le notizie.